Ciao a tutte patatine e patatini, benvenuti in questo nuovissimo video e oggi sarà un video haul perché ho fatto un sacco di acquisti in questi giorni, quindi ho deciso di registrarvi questo try on haul indossando i vestiti che ho acquistato. Ho preso tutto al centro commerciale di Arese, da Pull&Bear, da Primark e Foot Locker. E due cosine oggi da Tallyway che non sono proprio vestiti ma accessori. Ora inizierei con questa che la sto utilizzando da quando l'ho presa perché è una bomba. Sarebbe una mega sciarpa super morbida di questo color grigio rosa. È una maxi plaid sembra, perché se lo apriamo sembra proprio una coperta. Mentre io lo tengo piegato a metà, quindi così. E poi lo piego in questo modo e lo giro intorno al collo. È una cosa fichissima perché tiene un caldo assurdo. Però non quel caldo che poi vi stressa, vi stufa quando siete nei negozi che tipo vi sentite uccidere dentro e bruciare tipo streghe di Salem, no, assolutamente. Infatti è molto comoda per questo perché entravo e uscivo nei negozi in questi giorni, anche a Milano quando sono andata appunto a Milano in questi giorni, non soffrivo per niente il caldo con questa sopra. Non ricordo però il prezzo perché la maggior parte delle cose ho staccato i cartellini perché le sto già usando, forse sui 15 euro. Questo invece è un cardigan morbidissimo color senape con dentro un po' di bianco, un po' di nero, ma pochissimo veramente. Io adoro questi colori, soprattutto in questo periodo dell'anno. E infatti c'era sia così che blu, io l'ho voluto prendere senape perché mi ha colpito di più guardando. Ho detto ok, questo è il capo che fa la differenza, ci sta di brutto. Ed era abbinato a un paio di jeans che ho preso anche qui e secondo me ci sta benissimo col blu, col contrasto del jeans. È molto molto lungo, infatti arriva fino ai piedi, fino alle caviglie. Io sono alta 1,73-1,74 e questo è molto molto lungo, quindi sì, ci sono le taglie ovviamente, quindi si accorcia in base alla taglia che prendete. Però questo è molto stretto ed è molto lungo e mi piace un sacco. Se siete un po' più bassine di me, sicuro vi striscerà per terra, quindi forse provatelo prima di prenderlo perché... prima di magari poi prendere una cosa che vi striscia per terra da un peccato. Ha due mega tasconi ai lati, infatti non ha né cerniere né bottoni né niente, non ha neanche il collo, come si dice, il colletto fastidioso che quando magari mettete i classici cardigan sopra vi fa un po' l'effetto gobba dietro, che io ne ho uno infatti che mi piace tantissimo ma purtroppo ho il colletto abbastanza massiccio e sta male quando metto le sciarpe perché fa proprio troppo stratificata, non mi piace. Il jeans che vi dicevo invece è questo qua, è un mom jeans, quindi un jeans anni 80-90, a vita alta, neanche altissima però devo essere sincera perché ne ho visti di più alte le vite, e non ha come vedete delle usure né niente, spaccature, cose varie, è proprio liscio liscio perché io ce li ho tutti rovinati apposta ovviamente e mi ero un po' stufata, volevo proprio un jeans che mi stesse bene senza smagliature o altro e devo dire che questo è proprio figo. Allora appena l'ho preso cadeva dritto, cioè quando disegnano i jeans o i pantaloni sopra la persona dritti senza nessuna forma e non mi stavano bene, infatti quando li ho presi non ero totalmente convinta dell'acquisto, però dentro di me c'era una vocina che diceva tranquilla, quando userai il jeans vedrai che prenderà la forma delle cosce, delle ginocchia, delle pieghe, insomma della gamba, no? Infatti così è stato, li ho indossati per 3 giorni di seguito e adesso quando li metto stanno benissimo, infatti hanno questa classica bombatura sulla coscia che cade sul ginocchio e mi piacciono un sacco, veramente molto molto belli. Personalmente mi sono rotta le balle di vedere tutti questi jeans corti che arrivano sopra la caviglia, mi sono veramente stufata, infatti non riesco a trovare ancora quel jeans con la lunghezza giusta, infatti anche questo è abbastanza cortino e un po' mi innervosisce questa cosa perché io adoro i jeans lunghi e quando voglio farci il risvoltino lo faccio io, non che compro il jeans già corto, capito? Però devo dire che non sono neanche troppo corti. Poi c'è questa maglietta a maniche lunghe che era, mi pare, scontata. No, non era scontata, scherzavo, 10 euro questa, infatti non ho ancora tolto il cartellino. Semplice, fatta a, come si dice, a costine, di cotone morbidissimo e abbastanza elasticizzata. Non è un crop top, quindi arriva normale, lunga. E davanti
ha i bottoncini che si allacciano e si slacciano proprio a clip. E che dire, questo è un colore bellissimo perché è proprio un color vino, ecco. Vi sembra nero ma è proprio un color vino, bellissimo, mi piace tanto tanto tanto. Più che maglietta maniche lunghe, questo è proprio un body, come vedete. E ci sono rimasta un po' male perché è un body, cioè non ha i bottoncini sul fondo, proprio fatto così, tutto cucito, che quando dovete andare in bagno vi dovete spogliare. Però è molto carino e questo era abbinato al jeans e al cardigan senape, infatti l'ho preso perché mi piaceva tantissimo l'abbinamento, che come vedete anche qua riprende il color senape e il vinaccia, che il vinaccia volendo potete metterci magari di Dr. Martens, io ce li ho in color granata e ci sta da Dio perché riprende il colore qua dentro. Questo è il classico body da danza classica perché ha lo stesso taglio, come vedete. Questi invece sono due capi che vendevano insieme, potevate comprare la maglietta e questo qua separati, però li avevano abbinati insieme e ci stavano bene, infatti li ho presi insieme. Io mi lascio molto consigliare da quando vestono i manichini, da quando fanno gli abbinamenti, perché mi piace un sacco come abbinano le cose, quindi mi fido e le prendo così. Non so definirvi il tipo di trama, neanche il tipo proprio di cucitura che ha, però è leggerino. Cioè, non so se riuscite a percepire quanto è leggero dalla videocamera. Sembrava un normalissimo maglioncino latte, neanche bianco, latte. Invece no, perché qui è maniche lunghe, normale, e di fianco c'è questa enorme spaccatura su entrambi i lati, quindi voi praticamente avete il petto aperto, diviso sui lati. Ed è molto figa, perché io magliette così, maglioncini così non li ho mai avuti. Particolare se da tenere da solo con sotto ovviamente una canottiera o un altro maglioncino che fa contrasto, quindi che si vede la parte sotto, o anche da solo con magari un reggiseno col pizzo che si intravede, che è molto sexy, e dei pantaloni a vita alta, quindi che si vede un pezzo di pelle, secondo me ci sta benissimo. Questa è una salopette a vestitino, quindi una salopette fatta a gonna, così, di questo color top rosato, perché non è proprio un rosa e non è proprio un grigio. Con queste due tascone, fatto in ciniglia a coste, si dice coste? Mi piace tantissimo perché mi ricorda anche qua gli anni passati, tipo qua si possono sia allacciare che togliere, quindi potete tenere magari una spallina su e l'altra giù, ma io preferisco tutto unito. E anche qui potete abbinarlo con un maglioncino a collo alto, nero, che ci sta benissimo. E questo ad Andrea è piaciuto un sacco, quindi l'abbiamo scelto insieme, together. No. Poi siamo andati da Olab, non so se conoscete questo negozio, vende articoli sportivi, ho acquistato un sacco di cose da Olab, come le scarpe, come i cappelli, e non avevo mai preso vestiti però in realtà. E infatti c'erano queste tute dell'Adidas. Questa qua nera, di cotone stra morbido, con i classici tre rigoni sul fianco, neri anche questi. E la cosa bella è che non sono larghi, cioè nel senso vi stanno leggermente comodi, larghi sul sedere, e poi vanno a stringersi verso il fondo, e mi piacciono tantissimo. E gli altri invece ve li farò vedere direttamente indossati perché sono quelli che ho su adesso. È un color vino con le tre righe bianche, il lughino sempre bianco, e poi le tasche ai lati con la zip che si aprono e si chiudono, comodissime, perché almeno se mettete il telefono lo potete chiudere e rimane lì, non vi scappa. Molto molto bella, e ha come vedete delle pants, secondo me donano particolarità alla tuta, la fanno un pelo più elegante. E la cosa bella anche di questa tuta è che è molto molto attillata, e sul fondo ha le classiche zip di queste tute dell'Adidas che potete aprire e diventano una specie di tuta a zampa, ecco, un po' aperta, quindi se mettete delle scarpe alte o comunque che volete farle intravedere potete tirare sulla zip e rimangono un po' semi aperte i fondini del pantalone. Poi siamo andati alla Foot Locker. Alla Foot Locker ho acquistato questi qua che si chiamano Air Cup, consigliati dal commesso ovviamente, che cercano di propinarti sempre qualcosa. Questi qua sono dei, come si dice, delle solettine solo dalla parte del tallone con il memory foam, una specie di cosa siliconica appiccicaticcia. Non so se vi ricordate quei giochi anni 90 che trovavi nelle patatine le mani, che sparavi nel muro e si attaccavano tutte le malattie possibili e immaginabili, insieme a ragni, insetti, polvere, cose. Questi così qua sono fatti di quella roba appiccicaticcia perché c'è una specie di parte anche in silicone con dentro l'aria, che quando li andate a mettere nella scarpa vi fanno stare meglio. Infatti io ho problemi di tallone, anche Andrea soffriamo un po' di tallonite, ecco, e quindi con queste notiamo una piccola differenza. Ta-da! Queste qua invece mi sono arrivate a casa perché alla Foot Locker non c'era il mio numero, quindi le hanno ordinate, le ho pagate lì in negozio, e 4 giorni dopo mi sono arrivate a casa le Nike Air Force One, perché era un botto che le volevo veramente tantissimo, e sono molto comode. Il primo giorno
devo dire che le avevo indossate con un paio di calze basse, tipo non fantasmini, però quasi. Essendo alte, mi andava a toccare la caviglia, quindi una volta che camminavo mi facevano malissimo. Infatti adesso le ho messe con le classiche calze di cotone, belle alte, modalità anni 90. A parte questo, sono molto belle, molto bianche, molto sparaflashus e ci stanno da Dio con questi pantaloni. Infatti come mi sono vestita oggi mi piaccio tantissimo, ed era un sacco che non mi piacevo anche in tuta, ecco, perché non avevo le cose giuste. Poi invece siamo andati da Primark e ho fatto rifornimento di magliette e maniche lunghe in cotone, perché ogni volta io d'inverno non ho mai le magliette in cotone da mettere sotto i maglioni che magari mi pizzicano o ho troppo caldo, mi tolgo il maglione e rimango nuda praticamente. C'erano queste magliette e maniche lunghe a 3 euro di diversi tipi. Ho preso questa qua nera con le righettine grigie, o grigia con le righettine nere, insomma come volete vederla voi. È normalissima di cotone, super elastica, super comoda e morbida. Poi questa qua invece di un cotone un po' più trasparentato, ecco, e meno morbido, mi piaceva perché era chiara, sempre con le righe grigie. Poi una classica tutta nera che non l'avevo nera, e un'altra verde che ho messo a lavare. Poi c'è un bicchiere bellissimo che ve lo farò vedere adesso perché ce l'ho di là in sala, quindi lo devo andare a prendere, ma voi lo starete già vedendo. Il classico bicchiere termico da caffè o da tè, insomma, da quello che volete. Ero un po' in crisi sulla scelta perché ce n'erano veramente di diversi tipi, tutti bellissimi. E poi oggi sono andata da Tally Way, ho preso solo due cosine, in realtà sono più di due, ma sono degli accessori. Sono tre collanine fatte in questo modo, tutte e tre con la chiusura a gancino, non so come dire, a moschettino, moschettone. Speriamo che non si stacchi, tra l'altro, sempre il terrore che queste cose durino poco. Il primo è un simile glitterato, non è proprio glitterato, è una specie di plastica che riflette, fatta tutta a fronzolini. Il secondo invece c'è questa asticella in metallo dorato con le due perline, molto particolare. E poi la terza è in vellutino con questa chiave che fa molto Sailor Moon. E questa invece è enorme, come potete vedere. Anche qua stessa chiusura, un po' più grande infatti, e simula l'effetto collo alto però senza il resto della maglietta, che adesso stanno andando molto di moda, sono tornati di moda. Questo qua invece è tutto in velluto nero, bellissimo, ma bisogna stare attenti perché attira qualsiasi cosa. Tra l'altro non lo volevo fare io, sarei dovuta andare alla merceria a prendere un pezzo di velluto, trovare il modo per chiuderlo. Troppo sbattimento, l'ho visto lì già fatto e ho detto vabbè dai, me lo prendo. Quindi niente, ho finito questo try on haul, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere quali cose vi sono piaciute e quali cose secondo voi mi stanno meglio, ecco. E io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!